Io sono arrivata al punto a fare la successiva asola e come vi ho promesso di farvelo vedere. Guardate, quando noi facciamo il bordino con la maglia a legaccio, viene più semplice a contare distanza. Guardate, io faccio in questo modo, ho contato qui da ultima asola che ho fatto, vedete qua la riga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e la tredicesima la devo fare asola. E quindi adesso mi ritrovo, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e adesso devo fare asola. Ok, quindi io ho deciso, la sto facendo di 3 maglie. E quindi la faccio in modo molto 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 semplice. Ok, arrivo al bordino che c'è il marker che mi segna che è il mio bordino. Ok, vedete maglia a rovescio che divide lavoro dal bordino e dopodiché io ho deciso di chiudere 3 maglie centrali. Ok, questa e questa. Come faccio? Lavoro. Prendo maglia dritto senza lavorare, lavoro una maglia a dritto che è legaccio e adesso devo chiudere queste 3 maglie. Faccio in questo modo, guardate, faccio accavallare una sopra l'altra. Ok, rimetto, quindi ho chiuso la prima. In questo modo chiudo la seconda e chiudo la mia terza maglia che ho deciso di chiudere. Ok, e rimetto sul ferro. Filo ne ho qua all'inizio. Siccome ho chiuso 3 asole in 3 maglie, quindi io devo avviare 3 maglie in questo modo con capietto. Una, due e tre. Guardate, fatela piuttosto stretto, se possibile lavorate sulla punta dei ferri e finisco il mio bordino. Quindi maglia a dritto, questa maglia a dritto allungata la prendo senza lavorare e ultima maglia e maglia a rovescio. Ok, abbiamo terminato la nostra asola, giriamo il lavoro sul rovescio e lavoriamo in questo modo. Quindi prima maglia è di vivagno. E senza lavorare la successiva maglia, questa allungata la lavoriamo a rovescio. Ok, e adesso qua tirate bene bene il filo perché le maglie si allargano e lavoro tutte le mie 5 maglie come dal punto 1 2 3 4, vedete che io sto lavorando proprio sulla punta del ferro dove è più stretto. 4 e 5. Ok. Poi la maglia a dritto, una, due, quattro, cinque, questo sì. La maglia lavoro a rovescio, questa maglia allungata e questo che lavoro a dritto, questa maglia che sul dritto ci risulta separazione qui, la lavoro a dritto. Ok, con questo abbiamo fatto la nostra asola e dopodiché lavoriamo tutte le maglie come prevede il nostro punto. Vedete qui. Queste maglie che ho avviato, ho fatto piuttosto stretto, cercate di non allargare quando lavorate successivi giri. Intanto questo giro di stabilizzazione abbiamo già fatto. Ok, questo è il modo, è uno dei più semplici. Ho provato vari modi di fare le asole, ma con questo filato grosso io ho deciso che metterò i bottoni piuttosto grande. Quindi la maglia in modo diverso risultava troppo stretta. Ok, vedete questa maglia è pronta.
Poi quando finisco lavoro, se si allarga troppo, quindi qui si può anche fare un giro con uncinetto volendo, oppure lasciare proprio così, dipende dal bottone che scelgo. Ok, quindi l'asola vi ho fatto vedere e in questo modo vado a continuare a crescere il corpo del mio poncio. Un'altra cosa di aggiungere, quindi se avete deciso quante asole avete deciso di fare, ricordate di farle nella stessa distanza, in quanto quando attacchiamo il bottone poi se sbagliamo si vede. Ok, vado a lavorare. Sono andata avanti con il lavoro e ho terminato la parte del corpo. E ho fatto anche una manica e adesso vi spiego un pochino. Quindi io ho lavorato tutto il parte del corpo fino alla misura che volevo ottenere, dopodiché ho cambiato il colore del filato, ho usato lo stesso filato ma in colore blu notte, che vedete qui se si vede un pochino tipo melange, che ci sono inserti un pochino di un altro colore, un po' rosso, un po' celeste e così via. Quindi io ho mantenuto questo bordo, ho fatto una maglia allungata, dopodiché ho fatto non mi viene, a legaccio, e poi tutto il resto ho fatto a legaccio. Vedete, qui ho fatto 10 giri che si contano 1, 2, 3, 4, 5 piene righe a legaccio, e dopodiché ho chiuso sul 11° giro, sul parte del dritto del lavoro, ho lavorato una maglia a rovescio e poi accavallato. Ok, voi fate questo lavoro, misura che vi serve, e poi chiudete al modo che vi piace. E vedete, anche da questa parte è mantenuto questo bordo. Dopodiché ho fatto la manica. La manica sempre larga, quindi vi ricordate che abbiamo sospeso le maglie, e qui sotto manica abbiamo messo 4 maglie in più. E vedete, la larghezza della manica è troppo larga, e quindi questi 4 maglie, dopo aver messo sul ferro, mano a mano ho diminuito, e vedete che si è formato un triangolo. Dopodiché ho lavorato in tondo la manica, la misura che mi serviva, e ho fatto il bordo sempre con un altro colore, blu scuro, lavorando in tondo, questo sempre a legaccio. Chi non lo sa come lavorare in tondo a legaccio, quindi noi facciamo un giro a rovescio e un giro a dritto, lavorando sempre attorno. Ok, e adesso è arrivato il momento che io riprendo la seconda manica. Ok, è questo che vi volevo far vedere. Allora, mettiamoci comodo. Io ho già messo il ferri. Adesso tutto questo mettiamo via e partiamo con il lavoro. Quindi io avvicino il filo, ok. In questo caso io all'inizio, per raccogliere le maglie, userò un ferro leggermente più sottile. Ok, ricordate che qui abbiamo fatto la treccia di 4 maglie. Ok, quindi metà da una parte va metà dall'altra parte. Allora, per iniziare lasciamo una codina circa 15-20 cm. Se si forma un buco, possiamo sempre riprendere. Ok, vedete qui, questa è la metà. Qui io all'inizio ho fatto subito intrecciare le maglie, e adesso per questo ho preso il ferro un pochino più fine per riuscire a sollevare le maglie. Ok, quindi trovare. Entriamo qui, ok, Ok.
Agganciamo. Si può usare anche uncinetto, forse sarebbe stato anche più comodo. Ok, una maglia. Ho preso. Questo forse è il momento più difficile di tutto il lavoro. Dopo cerco entrare, prendo la seconda maglia. Ecco, ho preso uncinetto così forse mi viene più comodo. Quindi una maglia abbiamo. Entriamo. Prendiamo la seconda maglia. Ok. E come vi ho detto, il momento più difficile è questo qua. Vedete, tra le maglie dalla manica. E questa parte sotto manica, vedete che si forma uno spazio, ok? Questo spazio noi dobbiamo eliminare. Quindi adesso noi dobbiamo trovare una maglia che non sia larga e che non fa il buco. Ok, quindi proviamo. Vedete, questa si allarga. Quindi prendiamo questa, ok? Guardate, facciamo una prova. Prendiamo questa e anche queste due che stanno qua sopra. Agganciamo il nostro filo e adesso vediamo che maglia che abbiamo sollevato. Ok? Ok. Sì, vedete che quando l'abbiamo sollevato qui non si forma il buco. E non si vede proprio spazio. E qui dobbiamo trovare un'altra maglia. Ok, vedete che qui è troppo. Proviamo ad agganciare qui. Proviamo ad agganciare qui. Vediamo. Ok, torno indietro. Agganciamo in questo modo, volendo si può fare anche intrecciare la maglia, questa qua. Proviamo. Ho agganciato un filo solo. Allora, riproviamo. Proviamo ad agganciare, vedete, questa maglia qui, se la agganciamo, facciamola intrecciata in questo modo. Ok, e vediamo cosa esce fuori. Sì, si potrebbe andare. Ok, adesso noi queste maglie rimettiamo sul ferro. Una, due, e mettiamole bene. 3 e 4 e guardiamo cosa abbiamo ottenuto. Vedete, qui non mi piace perché lo spazio rimane il buco, quindi torniamo indietro. Come vi ho detto, forse questo è il momento più difficile. Ok, quindi due, questi di sotto manica li lasciamo. Ok, facciamo in questo modo. Qui prendiamo la terza. Ognuno deve trovare la maglia, la maglia giusta. Vedete, così viene ancora peggio. Ok, cosa sto facendo? Sto cercando di prendere una maglia che non crea buco. Ok, proviamo. Forse come era prima era meglio. Ok. Proviamo a intrecciare questa maglia. Sì, lasciamola in questo modo e qui proviamo questa. Potrebbe essere. Ok. E se la intrecciamo ancora, vediamo cosa succede. Ok.
Forse mi piace qui in questo modo proprio così. Quindi io adesso queste maglie rimetto sul ferro. Anche voi, ognuno trova il modo di sollevare queste due maglie per non creare proprio buco. Ok, vedete adesso lavorando non si vedono i fuori e sotto manica viene bello. Ok, noi adesso lavoriamo a dritto fino a questo punto e cerchiamo di sollevare anche da questa parte le nostre due maglie. Ok, guardate, ho lavorato tutte le maglie della manica e qui abbiamo lo stesso problema da risolvere. Quindi queste due maglie che appartengono a sottomanica e qui dobbiamo trovare questi giusti per non creare il buco. Ok, forse da questa parte prendiamo subito questa maglia qui. Guardate, io la intreccio. Prendo uncinetto perché viene meglio. Intreccio e aggancio, ok? E rimetto sul ferro. E una direi che ho trovato, ok? Dopodiché guardiamo qui cosa possiamo agganciare. Entriamo, speriamo che si veda bene. Entriamo in questa, come in questo modo. Ok, guardate, proviamo. Ok, vediamo. No, guardate, qui è troppo grande buco, quindi la disfo e la trovo una migliore. Ok. Proviamo a prendere questa parte. Proviamo. Ma forse così mi piace di più. Ok, e questa agganciamo. Qui no. Qui no. Prendiamo questa più giù. Proviamo a entrare proprio in questo modo. Ok, guardate, forse così va meglio. Ho trovato la seconda. Ok, e direi che anche qui ho trovato le maglie giuste. Dopodiché, sollevo queste altre due, una e la rimetto sul ferro. E un'altra. Ok. Sì. Ok, quindi io ho sollevato tutte le maglie. Qui all'inizio ho già lavorato il giro e qui queste due maglie non ho lavorato ancora. Quindi adesso mettiamo il marker e sarà il nostro inizio del giro. E ricordate che noi abbiamo sollevato due maglie che è sotto. Quindi questi quattro maglie centrale saranno le nostre maglie che abbiamo sollevato da sottomanica. Le abbiamo diviso in due e abbiamo messo inizio del giro. Queste due maglie e queste due maglie abbiamo sollevato in più per non creare il buco tra sottomanica e maglie che appartengono alla manica. Quindi io adesso questi quattro maglie li voglio diminuire in quanto la manica è larga e a me non mi servono questi quattro maglie. Ok, quindi noi partiamo col nostro giro e facciamo in questo modo. Una maglia a dritto. E una maglia a dritto e queste due che erano in più le lavoriamo inchinate verso destra, quindi due insieme in questo modo. Ok,
Fatto. Dopo vanno le maglie che appartengono alla manica. Le lavoriamo tutti a dritto e arriviamo qua a queste maglie che precedono il nostro marker. Ok? Ok, guardate, ho lavorato tutte le maglie della manica e prima del marker mi rimangono 4 maglie. Ok, ricordate che io da una parte ho già diminuito 2 maglie, quindi lavorando due insieme, e adesso queste terz'ultima e questa ultima le lavoriamo insieme inchinate verso sinistra. Quindi cambio verso della maglia, ok, in questo modo. E lavoro due insieme. Se qualcuno di voi vuole la manica larga, la mia è già piuttosto larga, quindi questi mali li diminuisco. Se qualcuno non vuole, potete lavorare tranquillamente. Ok, vedete, ho fatto diminuzione, lavoro ultime due maglie e mi trovo all'inizio del giro. Cambio, sposto marker. E questo giro lavoriamo senza diminuzione tutti i mali a dritto. Okay? In quanto qui abbiamo solo 4 maglie da diminuire e il nostro triangolino per avere anche un bel lavoro, vedete qua si vedono già, quindi noi dobbiamo andare alla punta del nostro triangolo. Lavoriamo senza diminuzione, arriviamo al marker e vi faccio vedere ancora come diminuire qui. Ho lavorato il mio giro senza aumenti e diminuzione, quindi finisco, mi rimane ultima maglia, sposto marker e vedete, adesso abbiamo qua 3 maglie. Una lavoriamo normale, questi due li facciamo due insieme a dritto, inchinate verso destra. Ok, dopodiché lavoriamo fino ultime 3 maglie, quindi fino qui. E vi faccio ancora vedere anche diminuzione da questa parte. Sono arrivata alla fine, vedete, prima di marker mi sono rimaste 3 maglie e le faccio di nuovo diminuzione, quindi questa una rimane, altre due cambiamo verso in quanto dobbiamo diminuire inchinando verso sinistra. Ok, lavoriamo due insieme, ultima la lavoriamo a dritto. E abbiamo terminato il giro. Successivo giro lavoriamo senza diminuzione, poi il prossimo giro noi dobbiamo diminuire nello stesso identico modo ultime due maglie, quindi due da questa parte verso destra e due verso sinistra. Ok, quando noi facciamo questa ultima diminuzione, lavoriamo ancora un giro e vi faccio vedere come faccio la cima del triangolo. Ho lavorato, ho fatto diminuzione, ultime diminuzioni abbiamo fatto da soli, quindi guardate, mi sono rimaste queste due maglie da unire e si vede già come si crea un triangolino. Sono piccole particolari a quale ci tengo tantissimo e vedete che questo abbiamo diminuito le maglie in più e quindi adesso la nostra manica cade in modo che non si forma la bolla da nessuna parte. Ok, quindi noi abbiamo una maglia alla fine del giro e una maglia all'inizio del giro. Facciamo in questo modo. Allora, avviciniamo prima le nostre maglie. Allora, prendo questa maglia, sposto per momento il marker. Ok, giro questa prima maglia e giro questa ultima maglia e le lavoro due insieme inchinate verso sinistra. Ok, fatto. Vedete che il nostro triangolino si è formato in modo bene visibile, quindi quando noi solleviamo
il braccio indossando il capo, non abbiamo vergogna perché non si vedono buchi e si vede un lavoro ben finito. Vergogna per modo di dire. Quindi questo sarà il nostro lavoro pulito. Quando abbiamo fatto questa diminuzione, noi andiamo a lavorare tutto in tondo fino a quando arriviamo alla lunghezza che vogliamo ottenere per la nostra manica. Ok, quindi io, come vi ho detto, vi faccio vedere di nuovo questo già fatto, che guardate, quindi il triangolino è questo qui, e dopodiché ho lavorato la manica e ho fatto il bordo. Ho terminato di lavorare tutte e due maniche e quindi adesso sono arrivata al punto di fare la rifinitura al nostro scolo. Ok, cosa vi voglio dire? Ho valutato come lo devo fare e siccome il lavoro è grande e piuttosto pesante, prima di bordare qui scollatura, ho deciso di rinforzare un pochino, per questo con filato sempre lo stesso messo doppio, io ho preso uncinetto 5,5 e faccio questo lavoro. Guardate, io con uncinetto entro nella prima maglia qua da sopra, tiro fuori il mio filo, ok, e adesso sul dritto del lavoro attorno ogni maglia io faccio una catenella. Guardate, in questo modo, quindi questo filo lo tengo per momento in questo modo col mano e guardate, filo sul rovescio attorno la prima maglia, entro sul rovescio, tiro fuori il filo e faccio una catenella. Faccio vedere lentamente, guardate, successiva maglia, tra una maglia e l'altra entro e tiro fuori il filo e vedete che si forma una catenella. Questo mi rinforza il mio collo. Ok, quindi in questo modo io vado a rinforzare lavorando attorno ogni maglia. Ok? La successiva maglia è questa, entro e vedete si sta formando una catenella, eppure le maglie a quale mi devo agganciare sono rimaste qua fuori, vedete che si vedono benissimo. Invece questa specie di catenella mi tiene giusto giusto il mio, per non allargarsi, vedete qui ho fatto una un po' più larga. Controlliamo anche tensione del filo in quanto queste catenelle rimangono in vista. Ok, quando avete fatto 2 o 3 controllate se c'è qualcheduna che non vi piace, siamo sempre in tempo a disfare. Ok, quando io faccio questo lavoro tutto fino a questo punto, io prendo i ferri e avvio le maglie entrando in ogni maglia. Vedete questa che rimane sopra. Ogni maglia entro e avvio le mie maglie. Ok? Io tutto il lavoro ho fatto con ferri numero 7, adesso provo, forse cambio e prendo il ferro numero 6. In quanto, ripeto, non voglio che si allarghi proprio la scollatura. Ok, quindi noi facciamo questo lavoro, come vi ho detto, con uncinetto. Faccio vedere ancora. Quindi attorno ogni maglia la rinforziamo. Vedete qua si vede la maglia e qui lo spazio. Ok, in questo modo. Ok, controlliamo la catenella e vedete che le maglie a quale dobbiamo riprendere, si vedono benissimo. Vi consiglio pienamente di fare questo lavoro. Se state lavorando filato grosso, è proprio indispensabile. Vedete, sono arrivata qua a
alla mia linea di raglan, qui c'è spazio e qui ci sono questi due mali che abbiamo intrecciato. Ok, prima e poi la seconda. Dopodiché qui lavoro prima e poi la seconda. Ok? E così via. Lasciate le maglie a quale dobbiamo poi agganciarci per riprendere ben visibile, in quanto servono per avviare. Ok, finisco questo lavoro e vi faccio vedere come avvio le maglie. Guardate, ho rinforzato il mio bordo e se adesso io tiro in questo modo, vedete che è piuttosto stabile. Ok, e in quanto io il bordo lo faccio sempre di colore scuro, come ho fatto a rifinire le maniche e parte bassa del mio cardigan poncho, quindi io avvio adesso le maglie con filato scuro. Guardate, io ho preso per semplicità adesso ferri numero 4 e mezzo. Volendo si può usare anche uncinetto. Vedete, questa è la catenella che abbiamo fatto appena. Qui abbiamo le maglie dell'inizio del lavoro. Io con ferro entro in ogni maglia e lavoro subito il mio filato, ok? Qui proprio nell'angolino dobbiamo entrare in questo modo. Ok, io questo primo giro lavoro tutte le maglie a dritto, ok, mantenendo tutte le maglie. Ok, successiva è questa. E così io in questo modo, vedete, sto sollevando, lasciando la catenella ogni maglia che abbiamo avviato proprio dall'inizio al nostro lavoro. Ok, e continuo quindi a avviare le nostre maglie. Quando io faccio questo lavoro, vedete, io di proposito ho preso ferri stretti per mantenere ancora più stabile la nostra scollatura. Ok, si vede, questa è la successiva maglia, la prossima e così via. Ok, credo che questo sia chiaro. Dopodiché io lavoro il mio bordino tutte le maglie a legaccio. L'unica cosa che mantengo questa anche in questo bordo mantengo questa maglia allungata, quindi all'inizio sono uscita fuori camera, scusate, torno indietro. Come vi ho detto, e mantengo questo bordino, quindi la maglia iniziale di vivagno prendo senza lavorare, maglia allungata, 5 maglie a dritto, maglia allungata e maglia a rovescio, e dopodiché lavoro tutte le maglie a dritto fino a quando non arrivo dall'altra parte, che qui faccio lo stesso identico lavoro. Quindi questa catenella del bordino lo voglio mantenere come ho fatto d'altronde. Vedete, qua nella parte bassa ho mantenuto questa catenella, ok, e si vede benissimo. Ok, credo che questo è chiaro. Quindi quando noi avviamo le maglie facciamo il nostro bordo, dipende da come lo volete alto. Io provo, in quanto adesso è tutto già pronto, bisogna anche provare addosso, in quanto qui ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, quindi qui ho fatto 10 giri, scusate, 11, a dodicesimo ho chiuso, in quanto questa è la manica e, come ripeto ancora, ho lavorato in tondo e per mantenere questo punto si lavora un giro a dritto e un giro a rovescio, un giro a dritto e un giro a rovescio. Quindi ho fatto 11 e nel dodicesimo giro ho chiuso le maglie in modo semplicissimo, semplicissimo, lavorando una maglia a rovescio e poi a cavalare una sopra l'altra. Lo stesso lavoro farò anche a terminare questo bordino. Ok,
Adesso ci vediamo ormai al risultato finale. Ho terminato completamente il mio cardigan, è così grande che certamente vedete che non sta, non sta, non ve lo posso far vedere tutto insieme, ma certamente poi lo vedete da foto. Che modifica che ho fatto? Modifica, cosa ho fatto qua? Quindi ho terminato il bordo qui, come vi ho fatto vedere prima, dopodiché ho deciso di fare le tasche. Come ho fatto le tasche? Ho avviato 30 separatamente, certamente perché le tasche vanno cucite. Ho avviato 30 maglie e ho proseguito questo punto come abbiamo fatto quando abbiamo fatto linea di raglan. Quindi vedete, maglia allungata e poi questi mali intrecciati. Dopodiché ho lavorato maglia a dritto e dall'altra parte della tasca ho fatto lo stesso lavoro. E anche, vedete, maglia di vivagno, sempre ho fatto maglia allungata e poi la stessa cosa come abbiamo fatto anche qui nel bordo. Ok? Poi, quando sono arrivata a una certa altezza, in caso mio adesso misuriamo perché non ho misurato neanche, quando sono arrivata ad altezza di 13 centimetri fino a qui, ho cominciato a fare diminuzione. Come ho fatto diminuzione? Quindi io ho lavorato il bordo, questa treccia, maglia allungata, e dopo maglia allungata ho lavorato due maglie insieme inchinate verso sinistra. E nella questa tasca ho fatto lo stesso lavoro inchinate verso destra. Quando e l'ho fatto solo sul dritto del lavoro, sul rovescio come si presentavano le maglie, come dovevamo fare dal punto. Quando sono arrivata fino al punto che qua mi è rimasta in mezzo tra treccia e treccia, compreso queste maglie allungate, una maglia, ok, e questa qua, vedete, io ho lavorato ancora qua, un giro tutte le maglie a dritto, ok? E dopodiché sul rovescio del lavoro ho chiuso tutte le maglie. Quindi quando ho finito diminuzione ho lavorato solo un giro, ok? E questo giro solo a dritto mi serviva, mi facilitava di fare la cucitura alla mia tasca. Ok, quindi la tasca, vedete, la misura della tasca deve essere in modo che passa la nostra mano. In caso mio è così, e poi se volete lo fate, se non lo fate in modo che vi piace. Ok, ho detto questo. Dopo, qui certamente vedete che ho già messo bottoni da questa parte della cucina, da questa parte, per evitare che peso del bottone allunga il mio lavoro, io ho messo nastro grosgrain. Vedete che io ho cucito a mano fino alla fine del mio lavoro. Dopodiché ho messo bottoni cucendo con un filo normalissimo, usato filo Gutermann poliestere, prendendo anche parte del grosgrain, anche se volendo si poteva evitare, ma io no, grosgrain l'ho messo proprio di proposito per tenere fermo, vedete, fermo il mio lavoro. Invece, da parte dove ci sono le asole, io ho rinforzato le asole in quanto erano troppo brutte per lasciarle come erano. Come rinforzare le asole, ho fatto il piccolo video a parte che non tutti guardano questo cardigan, ma forse qualcuno cerca il video come rinforzare le asole. Ok, ho rinforzato le asole e vedete, sono molto presentabili e venute bene. Dopodiché, cosa ho fatto qui? Qui ho fatto sul rovescio di lavoro, ho rinforzato anche questa parte della mia chiusura.
Come ho fatto? Vi ricordate che io qui vi ho fatto vedere come rinforzare il collo? Ok, nello stesso identico modo che ricordate che qui tra maglia allungata e il nostro lavoro c'era una maglia a rovescio e questa mi permetteva di fare questo lavoro. Quindi io, vedete, questa treccia lo vedete sul rovescio. Ok, io ho fatto di proposito per non creare questa treccia perché mi piaceva come qua proprio lavoro e questa bordatura viene separata da questa maglia. Ok, questo vi ho detto, è tutto gli stessi punti che l'abbiamo usato per lavoro, sia qui, solo che gioco, ma ci volevano proprio questi taschi e lo abbelliscono tanto. Ok, poi bottone certamente voi scegliete a vostro piacere. Ok, io adesso vi dico le misure. In quanto non posso misurare, non mi sta nella videocamera. Quindi da parte alta qui, prendiamo colore rosso, da parte alta qui fino alla fine del bordo. Dopo aver lavato il mio lavoro, mi risulta 80 centimetri, 80 centimetri. Invece, quando abbiamo finito la linea di raglan qui, io ho misurato adesso lavoro pronto, qui da questo punto fino a questo punto mi risulta 78 centimetri. Ok, scusate. Quindi io ho fatto di proposito, prima volevo fare il poncio, ma il poncio più corto e più... E poi, vabbè, visto che siamo in gioco, facciamo un bel cardigan, cardigan proprio pesante, possiamo dire tra cardigan e cappotto. Ok, per quanto riguarda quantità del filato. Ricordate che io ho usato il filato Sunshine messo doppio e ho usato ferri numero 7. Per, di questo colore celeste ho usato 12 gomitole. Ok? Quindi 12 gomitole di 12 gomitole, scriviamo. E di questo filato, sempre filato Sunshine ma in blu scuro, ho usato 2 gomitoli, quindi in totale mi risultano 14 gomitoli per 50 grammi. Quindi noi abbiamo per questo cardigan mezzo chilo 700 grammi, 700 grammi del filato. Ok, io sono veramente soddisfatta. Vedete, è semplicità del punto, è solo la bellezza della linea di raglan. Lo rende proprio succosa. Ok, la manica è svasata, okay? E anche tutto il corpo viene, non viene aderente, viene svasato come vi ho disegnato all'inizio e proprio come l'ho desiderato di ottenere. Ok, detto questo, possiamo anche terminare il nostro video. Spero che questo video vi è piaciuto, è stato chiaro. E noi ci vediamo presto, vi saluto tutti e alla prossima. Ciao ciao!